il vincitore del Grande Fratello 2018 con il montepremi che percepirà intende sistemare le finanze familiari. Si è conclusa da pochi giorni la 15ª edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso, che ha visto trionfare Alberto Mezzetti, soprannominato il Tarzan di Viterbo. La vittoria ha portato nelle tasche del trionfatore la somma di 100.000 euro, montepremi dimezzato rispetto alle edizioni passate, ma sempre una cifra di tutto rispetto. La vincita di Alberto risanerà i debiti della famiglia. Alberto Mezzetti, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha battuto nella finalissima di lunedì scorso Alessia Prete, è stato sin da subito uno dei concorrenti più amati del GF15 per la sua spontaneità e simpatia, ma nonostante ciò, dentro la casa di Cinecittà, ha avuto parecchi scontri con gli altri inquilini, soprattutto con gli uomini. Alla fine però il pubblico lo ha premiato con la vittoria finale ed un montepremi di 100.000 euro. Come dichiarato da Alberto, la somma vinta verrà utilizzata per ripianare i debiti creati da una cattiva amministrazione dei conti di famiglia. Il vincitore del GF15 ha tenuto a precisare che il dissesto finanziario non è stato generato dalla sua attività, ma anzi la stessa non ha mai creato problemi economici. Il trionfatore del reality condotto da Barbara D'Urso, una volta uscito dalla casa, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e in una intervista rilasciata a Il Giornale, non ha certo riservato belle parole sui due concorrenti squalificati Baied e Ime Luigi Favoloso e nemmeno su Angelo Sanzio e Aida Nezzar, quest'ultima definita dal Tarzan di Viterbo una persona egocentrica e insopportabile. GF15, chi è Alberto Mezzetti? Alberto Mezzetti, classe 1984, nato e cresciuto a Viterbo da una famiglia agiata, resta orfano di padre all'età di 11 anni. Capello biondo e incolto, è soprannominato il Tarzan di Viterbo, amante della musica, del calcio e del fitness e con una particolare passione mai nascosta per le belle donne. Per anni ha gestito insieme alla madre Daniela due negozi di abbigliamento nel centro della sua città natale, attività che successivamente ha chiuso a seguito di una importante crisi economica. Ora gestisce un centro scommesse, ma in passato ha avuto anche un'esperienza come modello a Londra, dove si era trasferito per circa un anno. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha fatto la comparsa per il nuovo spot della Team ed ora, terminato il programma, ha ricevuto una proposta per diventare testimonial di una casa di moda. Grazie alla vittoria nel reality di Canale 5, oltre a risolvere i problemi economici familiari, il Tarzan di Viterbo vuole rilanciare la sua vita e sicuramente le opportunità non gli mancheranno, visto che è ancora sotto contratto con la Endemol fino alla fine del 2018, fatto che gli può garantire anche la possibilità di serate in discoteca e presenze nei salotti TV.